Questa settimana nella redazione di Radio Cusano Campus, un appuntamento che ormai per noi è d'obbligo, è diventato veramente un piacere nel corso delle settimane, stiamo portando avanti il progetto di alternanza scuola-lavoro, questa volta con l'ITC Toscanelli di Ostia. Abbiamo in studio Emiliano, Riccardo e Lorenzo. Ciao ragazzi, benvenuti. Buonasera. Allora, con i ragazzi sono dell'ITC di Ostia, c'è cioè chi arriva da Cilia, chi dall'Infernetto, chi da Ostia in generale, dal litorale. Ci siamo messi lì a cercare di capire che tipo di programma potevamo tirare fuori dalle nostre esperienze. Abbiamo deciso appunto di fare un'indagine su Ostia. Allora, più tardi ascolteremo delle voci che i ragazzi hanno raccolto e magari ci facciamo anche un paio di risate tra coetanei e non, chiedendo un po', ecco, che cosa vorrebbero per Ostia e per il suo futuro. Ma adesso abbiamo veramente un gradito ospite, uno che Ostia la conosce, non la conosce da qualche giorno perché è entrato in politica, ma bensì per la sua attività lavorativa anche passata, non a caso poi il voto è stato piuttosto chiaro, una specie di plebiscito ad Ostia, il presidente del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara. Presidente, benvenuto. Grazie, grazie dell'invito, un saluto ai ragazzi, sono veramente felice che dei giovani si interessino alla politica ma anche al proprio territorio. Sì, io devo dire che con questa alternanza scuola-lavoro stiamo scoprendo una generazione che secondo me ci dipingono peggio di quanto in realtà non sia, anzi, cioè un po' troppo pregiudizio a mio avviso e siamo molto contenti, ecco, di averli qui. Presidente, le domande le giuro e le assicuro le hanno realizzate i ragazzi perché conoscono il territorio meglio del sottoscritto, perché io arrivo da una collina, quindi figuriamoci quanto possa conoscere bene il litorale di Roma, e hanno preparato per lei queste domande. Io comincerei da Riccardo, che ha una domanda che questa nasce appunto da una sua esperienza praticamente quotidiana. Prego Riccardo. Buonasera Presidente. Volevo chiedere, come pensa che si può risolvere il problema legato ai frequenti allagamenti che si verificano nel 10° municipio ogni volta che piove un po' più forte del solito? Ad esempio, io abitando nella zona dell'Infernetto ho avuto spesso problemi domestici legati agli allagamenti e ho avuto il mio piano terra, diciamo, di casa, e con circa un metro e 40 di acqua dentro casa, che è entrata sia dal bagno, diciamo, dai lavandini, dalla vasca, sia dall'esterno, perché le pompe erano chiuse. Una specie di acqua fan domestica. Dentro casa, sì sì. Ecco, Presidente, voi siete da poco al comune Ostia, forse una delle zone più problematiche di Roma, ma anche per la sua vastità, la sua complessità. Però, vede, la gente poi ha questi di problemi quotidiani, ecco. Questo problema degli allagamenti, Presidente. Sì, tra l'altro abbiamo commemorato il 132° anno dalla bonifica del territorio del nostro municipio proprio pochi giorni fa. Da allora naturalmente il territorio è molto cambiato, è chiaro che l'urbanizzazione, anche selvaggia, non è sicuramente colpa di chi ci vive in questo momento, ma magari di costruttori che hanno costruito dove non dovevano costruire e hanno portato questo territorio a soffrire un grave problema legato al dissesto idrogeologico che io conosco benissimo, avendo fatto il consigliere municipale di Ostia. Ecco, detto questo, sì, oggi l'amministrazione si deve fare carico sicuramente di alcune responsabilità, non c'è dubbio. È anche vero che il problema del dissesto idrogeologico è un problema che coinvolge anche l'Europa, perché ci sono fondi adeguati europei che dovrebbero essere spesi e che non vengono spesi, coinvolge sicuramente la Regione Lazio che ha gran parte delle competenze, ma questo non significa che il Comune di Roma non debba fare la sua parte nel specifico delle competenze relative a Roma Capitale. Questo lo stiamo facendo, noi abbiamo già iniziato ad individuare la problematica, noi l'abbiamo visto e abbiamo visto che questi enti che ho elencato, e a questi aggiungo il consorzio di bonifica del fiume Tevere e altri dipartimenti importanti, non parlavano tra loro. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo votato una memoria di giunta che costituirà una cabina di regia nel Comune di Roma, che metterà insieme queste persone sia per il reperimento di fondi adeguati dall'Europa per poter risolvere il problema appunto nei territori del Comune di Roma, perché non c'è solo questo territorio, anche se questo, come ha ben detto, è uno dei più problematici, una cabina di regia con tutti gli attori in campo per dare risposte, trovare anche fondi adeguati per quello che riguarda il Comune di Roma
per andare a combattere anche quelle opere che sono state fatte abusivamente nei canali, che in questo momento creano un problema. Dopodiché l'impegno è massimo e l'amministrazione sente questa responsabilità, perché lì i cittadini veramente vivono una fobia. C'è gente che non dorme la notte, lo sappiamo benissimo, quando comincia a piovere rimane sveglia, perché comunque il problema è sentito. C'è gente che ha buttato via durante le ultime alluvioni tutto quello che aveva messo da parte negli anni per costruire appunto una casa, e ha perso affetti personali, c'è stato anche qualcuno che ha perso la vita, per cui la cabina di regia è molto importante, perché mette insieme un percorso che non è mai stato fatto prima e ci vorrà un po' di tempo, però in questo caso abbiamo preso la direzione giusta. C'è anche il discorso del PAI, il piano di assetto idrogeologico, che permetterà, non c'è mai stato, l'abbiamo spinto fortemente nella precedente consigliatura, oggi lo stiamo facendo in questo momento, in questo momento è stato stralciato in Regione Lazio, ma stiamo spingendo perché vada avanti, perché quello permetterà di avere fondi adeguati, perché sennò l'Europa non ci riconosce se non siamo in un perimetro ben definito, e oggi non ci siamo, come territorio a rischio. Ma infatti, se non si riescono a intercettare i fondi europei, diventa tutto molto complicato, e poi giustamente, come dice il Presidente Ferrari, i tempi un po' si devono per forza allungare, perché ci sono vari attori coinvolti, non è soltanto il Comune di Roma o la volontà, ecco, di Paolo Ferrara, che sennò immagino risolverebbe già domani mattina, dipendesse soltanto da lui. Assolutamente. Emiliano. Salve Presidente. Com'è possibile che le strade del litorale romano siano in pessime condizioni? Quando si potrà risistemare il manto stradale? Ecco, questo sono anche ragazzi, no, magari che girano in motorino o con qualche amico in macchina, nonostante siano giovani, che è un po' un problema questo, no, che riguarda un po' tutta Roma. Sì, io devo raccontarvi una storia che è stata raccontata a lungo dai giornali e all'interno delle inchieste, lo devo fare perché comunque è la motivazione per cui oggi ci troviamo in questo stato. Per anni, da sempre, nel Comune di Roma si sono fatti affidamenti diretti, gara di inviti, dove poi non lo dico io ma lo dicono i magistrati nelle inchieste, Matte Capitale ce l'ha spiegato benissimo, gara di inviti dove magari si mettevano d'accordo, gli appalti erano quello che erano, non avevano standard di garanzie per il Comune, perché comunque i soldi venivano veramente buttati, l'abbiamo certificato ed è certificato nelle inchieste, non c'era una programmazione. Oggi ci troviamo nello stato attuale perché nessuno ha pensato al bene comune, ma da quello che è emerso ha pensato più a se stesso. Ecco, noi abbiamo in questo momento, lo dico anche con difficoltà perché abbiamo trovato un comune fermo a questo punto, abbiamo cominciato a programmare in questi mesi. E a programmare significa che abbiamo cominciato a pensare a gare europee, a gare pubbliche dove tutti possono partecipare, per cui a standard di qualità più elevati in cui si fanno i lavori. Ecco, mi scusi un attimo Presidente, volevo giusto spiegare ai ragazzi, magari potrebbero non saperlo, quando il Comune deve fare un lavoro avvia un bando di gara, un conto è che un bando di gara dove si va a vedere l'offerta migliore, proprio lì ci sono delle, per vincere la gara l'azienda che si presenta deve soddisfare una serie di requisiti, spesso è l'offerta a ribasso, ma poi ci sono anche tante altre voci. Un altro conto è l'affidamento diretto, ovvero che il Comune ha un elenco di ditte, chiama direttamente una e dice domani tu mi fai questi lavori, diciamo quindi senza la concorrenza che c'è nel mercato di tutti i giorni. Prego, Presidente. Vorrei aggiungere una cosa, questo si faceva sul discorso dell'urgenza, non programmato, certo. Urgente, per cui davo l'asfalto a chi mi pare a me. Come la storia delle grandi opere della protezione civile, arrivavano a 2 mesi dall'evento, ragazzi, urgente. Qua, via, limiti di bilancio, via, togliamo tutto, bisogna farlo. Abbiamo fermato la macchina e abbiamo cominciato a programmare e a fare bandi europei, a fare gare pubbliche che davano gli stessi diritti a tutti, che comunque, come dicevo, daranno standard qualitativi migliori. E la stessa opportunità per le imprese, che dovrebbero essere contente di questo, naturalmente. Per cui per fare questo abbiamo cominciato a programmare, per cui partiranno presto alcuni bandi importanti a Roma, a inizio anno, anche nei municipi, nel modo corretto. Siamo riusciti a destinare in questo municipio, tutti i municipi hanno preso 2 milioni di euro per il piano investimenti triennale, in questo municipio siamo riusciti a metterne 5. Ecco, insomma, l'impegno c'è da parte di questa amministrazione,
però naturalmente per farlo nel modo corretto e dare delle garanzie ai cittadini ci è voluto qualche mese, siamo un po' fermi in questo momento, è chiaro che ancora le buche stanno lì, ma non sono responsabilità di questa amministrazione, ma sono della cattiva amministrazione che si è fatta in precedenza. Su questo ce ne dovete dare atto, perlomeno a 5 mesi di distanza, poi altri problemi siamo pronti a riconoscerli, insomma. No, per carità, tra l'altro voglio fare una piccola battuta, diciamo, di solito prima delle elezioni si asfaltavano le strade, questa volta non c'è stato manco quello perché non c'erano i soldi o l'opportunità, non lo so, neanche in questo caso sono stati un po' sfortunati, ecco, da questo punto di vista. Vorrei aggiungere una cosa che è molto fa capire lo stato attuale degli uffici del Comune di Roma. Noi non siamo riusciti quest'anno a spendere i soldi perché mancava chi progettava, chi programmava, non erano abituati, per cui di fatto non c'era chi era in grado di mettere in piedi i bandi nei municipi. Abbiamo anche dovuto lavorare sul personale in questo momento. Quella, Presidente, è una storia che si racconta poco, che io poi tra l'altro faccio cronaca locale da quando sono veramente giovane, ecco, e ho capito nel corso degli anni una cosa, che i comuni, sì, c'è il sindaco, ci sono gli assessori, ma in realtà comandano gli uffici. Questo non so, adesso il Presidente magari non mi risponde a né sì né no, però io lo posso dire, che poi le ultime firme sono sempre le loro. Lorenzo... No. Lo chiamiamo il terzo potere, quello dopo la giunta e quello del consiglio. Lo metto in testa per la mia esperienza da cronista, Presidente, però giustamente è il terzo potere. Però lasciatemelo dire, ci sono anche tantissime brave persone, sì, che come Roma lavorano tantissime, veramente. Io le sto conoscendo, cioè, ci sono delle risorse importanti, vanno messe a regime, vanno adeguate giustamente, vanno usate nel modo giusto, però ci sono. Lorenzo. Buonasera, Presidente. Buonasera, Lorenzo. Perché a Ostia i parcheggiatori abusivi gestiscono parcheggi pubblici e come contrastarli? Sì, questa è una piaga romana, diciamo, ognuno è democratico, ogni municipio ha la sua quota su questo. È vero, questo sicuramente va contrastato con il controllo del territorio. Per cui il controllo radicato da parte dell'amministrazione sul territorio per cercare di scoraggiare e punire chi comunque esercita quello che è poi un'illegalità. Dall'altra parte il ragionamento va fatto con i cittadini, è legato comunque a mettere persone che siano lì a controllare i parcheggi in modo regolare, magari nel comune c'è anche il discorso delle strisce blu, però poi qualcuno ci dice diventa una tassa, per cui allora capiamoci, questa cosa va fatta in alcune parti si può programmare anche qui, si può pensare di mettere delle strisce blu dove ci sono comunque dei parcheggi a pagamento, va fatto con la cittadinanza nel modo giusto, perché poi è chiaro che il cittadino non è contento di pagare il parcheggio, però poi se vai a considerare questo, vai a eliminare una piaga, magari regolarizza, crea posti di lavoro, crea anche risorse per l'amministrazione che vengono poi spese bene, perché poi in fondo i cittadini se vedono i servizi, se vedono che tutto intorno a loro funziona, sono disposti anche a pagare. E il problema è che se tu metti i parcheggi a pagamento adesso e dicono c'ho anche le buche, non funziona niente, ma i soldi... Che poi si è persa pure un po' l'ottica della funzionalità del parcheggio a pagamento, non è far pagare il parcheggio, bensì dare la possibilità a tutti di parcheggiare, perché se uno deve pagare un euro l'ora non ce lo lascia una settimana di seguito, ecco l'automobile, sì. Il senso in realtà, almeno così erano nati un tempo. La direzione è questa, fare dei ragionamenti lì dove si può con i parcheggi, le strisce blu, controllo, presidi, io credo che anche questo ce lo dobbiamo dire, mi ci metto anch'io come cittadino, perché sono un cittadino, c'è anche un discorso culturale, molti cittadini si sono assuefatti a questo, e uno dovrebbe dire no, e poi mi rigano la macchina e c'è un discorso, però a volte bisogna anche reagire, la cittadinanza dovrebbe reagire e dare una mano all'amministrazione che comunque non deve assolutamente farci da parte, perché comunque la deve fare in qualche modo, deve essere l'elemento importante di alcune iniziative importanti. Allora, al contrasto. Andiamo avanti col Presidente Ferrara Emiliano. Come spiega la carenza di marciapiedi in alcune strade trafficate, poco illuminate e frequentate da tante persone, specialmente giovani? Specialmente sull'illuminazione, come pensate di intervenire? Che anche lì si può collegare al contrasto pure dei parcheggiatori abusivi, perché dove c'è più luce solitamente c'è pure meno degrado.
Almeno così dicono gli esperti, Presidente. Sì, gli elementi, la mancanza dei marciapiedi, no, come di tante opere importanti nei centri urbanizzati, si può ricondurre a moltissimi aspetti. Uno in particolare, e questo lo dico con forza perché questa cosa deve finire e noi ci siamo impegnati per cercare in questi giorni di delineare un percorso diverso, ovvero il fatto che comunque qui si è costruito e le opere pubbliche previste quando si sono rilasciati i permessi sono state fatte dopo, male, e alcune volte non sono state fatte per niente. Se io ti do la licenza, ti do la possibilità di costruire un edificio, tu prima mi fai i servizi, poi dopo costruisci. Invertiamo questa cosa e vedrete, certo, che poi alla fine i marciapiedi ci saranno, le strade saranno adatte, la viabilità verrà considerata, l'illuminazione verrà. È chiaro, faccio un esempio per far capire il perché siamo in questa situazione. Noi qui a Ostia, i ragazzi lo conosceranno benissimo, abbiamo un porto, no? Sì. Il porto di Ostia, lungo il porto di Ostia sono stati concessi in quel caso i permessi per realizzarlo, ma sulla strada parallela non ci sono le fogne allacciate. Ecco. Manca l'illuminazione, ma se tu vai a vedere era prevista, siccome doveva essere fatta dopo, non è stata fatta, adesso lì c'è un'amministrazione giudiziaria, non si sa chi la dovrà fare. Allora, prima di costruire tu fai le opere necessarie alla città, se sono previste. E quelli sono poi pure i problemi dei subappalti, no, Presidente? Benissimo, perché benissimo. Un'azienda prende tutto il lavoro, poi dice però le fogne la subappalta a questa, l'elettricità sì, la subappalta a quest'altra, poi basta che manchi una pedina di tutto questo tavolo. Una, ecco che tutta sì, l'opera, no, diventa, non dico inutile, ma quasi. Un lavoro dobbiamo fare con i consorzi, perché comunque hanno dei soldi, vabbè, certo, in cassa importanti, per cui noi dobbiamo aiutarli a spenderli questi soldi, dobbiamo spingerli, perché comunque sono soldi importanti che possono essere investiti giustamente per i quartieri. Dall'altra parte un investimento, una programmazione da parte del Comune di Roma, un piano degli investimenti importanti per cercare di dare decoro alla città e dare, certo, servizi. L'illuminazione è carente in molte parti, specialmente nell'entroterra, ce ne siamo accorti di questa cosa, per cui dobbiamo investire. Servono un sacco di soldi. Allora, Presidente, andiamo avanti perché abbiamo ancora 5 domande da sottoporle, non la voglio veramente trattenere tutta la giornata. Parlate con i ragazzi, è un vero piacere. No, no, ma se lo sento molto più di quando io un ospite che parla con me. Questa cosa anche un po' mi fa riflettere. Allora, Lorenzo, perché specialmente nelle ore notturne si vedono così poche forze dell'ordine? E come ci si può tutelare da eventuali aggressioni? Sì, problema forse dell'ordine. E lei ne sa qualcosa, mi sa, sì, Presidente? Io sono guardia di finanza, sono stato calebultato dalla guardia di finanza in politica. Sì, il problema delle forze dell'ordine è un problema atavico, però è chiaro che le forze dell'ordine non rispondono al Comune di Roma, qui dovrebbe entrare in campo lo Stato, nel senso che comunque polizia, guardia di finanza sono riconducibili al Ministero degli Interni. Attenzione, non significa che non abbiamo responsabilità, come sempre anche noi dobbiamo insieme al governo cercare di intensificare, specialmente in questo territorio che ne ha molto bisogno, perché comunque è un territorio che è stato sciolto per mafia, al di là di come si può pensare, comunque è un territorio dove la criminalità organizzata l'ha fatta da padrone, mafia o non mafia, qui le inchieste ci sono state, i problemi ci sono stati e i delinquenti sono passati, per cui l'intensificazione delle forze dell'ordine è una richiesta al governo che abbiamo già fatto e la sindaca Raggi sta facendo in questo momento, un'interlocuzione che è in corso per rafforzare. Tra l'altro siamo riusciti, e questo ne sono contento, dopo il nostro suggerimento, a tenere i presidi nelle stazioni dei carabinieri e dell'esercito. Questo è già un primo punto importante e l'abbiamo ottenuto. Dopodiché noi abbiamo i vigili urbani, che sono il corpo di polizia di Roma Capitale, che va impiegato sul territorio, va riorganizzato perché ci sono dei problemini anche in quel senso, per cui presidiare il territorio. Però io dico una cosa, e questo secondo me è fondamentale perché è l'ammortizzatore importante che può dare una risposta: il territorio va vissuto. Il degrado e l'insicurezza sta lì dove non si vive. Penso alla Pineta, che se abbandonata e non vissuta poi diventa insicura. Certo. Se noi rendiamo il territorio vivibile, e per cui rendiamo risorse, rendiamo un parco vivibile dove c'è gente, dove ci si portano bambini, il parco è controllato dai cittadini,
diventa, lo senti tuo, ci sei, lo vivi, e nessuno è chiaro che poi serve l'illuminazione, servono i servizi, che questo non c'è dubbio, per cui anche noi dobbiamo fare la nostra parte come cittadini, vivendo il territorio, l'amministrazione deve mettere i cittadini in grado di viverlo, è chiaro, perché se il territorio è invivibile, per cui penso che sia questo il punto, il percorso da fare. Eh sì, quindi cittadini come primo presidio anche di legalità. Riccardo. Presidente, parlando di mezzi pubblici, Ostia è un quartiere grandissimo, gli è inadeguato il servizio offerto? Lui ha anche un'esperienza anche simpatica, dai, diciamolo, perché tu vieni da Ciglia, no? No, Infernetto. Da Infernetto, ecco, che devi fare per andare a scuola? La mattina per andare a scuola mi sveglio intorno alle 6 e sì, mi alzo, faccio una colazione rapidissima e fuggo di casa perché devo fare una camminata di 1,5 km all'incirca per arrivare alla fermata dell'autobus, dove passano 3 linee dell'ATAC, sempre puntualmente in ritardo, e questo tante volte, la maggior parte dei casi, non mi permette di arrivare in tempo a scuola, in orario. Mi raccontava pure che se manca le 7:15 poi praticamente scuola non ci va più. No, se io perdo l'autobus delle 7:15 non ho più modo di arrivare alla scuola. Presidente, allora, beh, l'ATAC per voi è una battaglia niente male, quella sull'ATAC e sui mezzi pubblici. Sono lasciato una bella patata bollente. No, guardi, allora, a questo punto no, io sono qui adesso seduto accanto a Giuliana Di Pillo, che è la delegata della sindaca qui nel litorale, e mi faceva vedere poco fa appunto le richieste che il prefetto Ulpiani, che è il commissario, sapete, è sciolto per mafia, nostro municipio, sta facendo appunto a Nuova Capitale per la riorganizzazione delle fermate del Naus e per affrontare il problema che diceva prima, non mi ricordo il nome, Riccardo prima ci sottoponeva, e questo è il primo passaggio che stiamo facendo in collaborazione con il municipio. Il presidente della commissione mobilità Enrico Stefano sta lavorando con Roma Mobilità per cercare di intensificare le corse, questa è un'altra cosa che possiamo fare, e riorganizzarle. Serve anche sicuramente un cambio culturale da parte dei cittadini, ma io dico sempre che il cambio culturale avviene se ci dai servizi adeguati, perché sennò è chiaro che uno prende la macchina se non c'ha un servizio adeguato, per cui anche nostra responsabilità fornirlo. C'è il discorso della Roma Lido, lì si stiamo impegnando per capire un attimino dove andare, che credo che chi di noi in questo municipio non ha preso la Roma Lido lo va a prendere per qualche motivo. È una linea che porta 90.000 passeggeri all'anno, insomma è una linea importante, per cui c'è un investimento previsto dalla Regione Lazio di 180 milioni, il Comune di Roma sta cercando tramite alcune situazioni, sono tante quelle che stiamo mettendo in campo, di trovare altri 40 per arrivare comunque alla cifra adatta per farla diventare una metropolitana di superficie. Bisogna arrivare a Roma in 25 minuti, farne passare uno ogni 6 minuti, potenziarla, comprare nuovi treni, certo questa cosa ha bisogno di un percorso, ma la stiamo già programmando e ci stiamo impegnando per questo. Poi è chiaro che al di là del discorso scolastico, che prevede comunque delle linee adeguate che passino più frequenti, noi dobbiamo, il nostro territorio Ostia è un territorio tutto per la bicicletta, vediamoci chiaro, per andare al mare, per andare a spostarci, è un territorio che si adatta a piste ciclabili, bisogna ricostruire la rete, c'è un processo, stanno arrivando dei fondi importanti per continuare la pista ciclabile, quella del lungomare che parte dal porto, per cui c'è già un progetto, me ne parlava appunto di Diana Di Pillo, che qui in municipio stanno allungando la pista ciclabile, si vuole arrivare fino alla rotonda, collegarla con l'entroterra. Stiamo pensando anche a una bella cosa, che è molto più da verso il discorso turistico, ma può anche essere usata poi e progettata per gli spostamenti. Stiamo pensando alla linea sul Tevere in questo momento, perché da Marconi fino a qui è navigabile, ha dei fini turistici, ma poi può diventare, secondo me, se è intensificato, anche un modo di spostarsi, perché volevamo collegare appunto il porto, la Lipu, l'Oasi Mediterranea, gli scavi di Ostia Antica, ci potrebbe pensare. No, ma infatti, insomma, non capisco perché non ci sia, nessuno ci abbia mai pensato o portato avanti con favore. Forse qualcuno ha paura di essere preso in giro per il film di Verdona, sfaltiamo il Tevere, però nelle zone navigabili effettivamente cosa ci costa? Ecco, certo, cioè, serve un investimento per mettere il famoso vaporetto o quello che è, però guarda, io una suggestione, quello che sto pensando e stiamo pensando in questo momento e volevamo fare è far partire queste barche da Marconi e farle arrivare per esempio sulle spiagge dei Cancelli. Avete presente il jolly, quello che va sulla spiaggia con la scarica le persone, sì, con la scaletta? Lo conosco. Sono quelle barche lì che potrebbero prendere persone
turisti, persone, portarle direttamente sulla spiaggia dei cancelli, riportarle indietro. Attenzione, ma questo è vero che ha dei fini turistici, potrebbe portare anche dei romani, ma questo va ad alleggerire poi il discorso del traffico sulla via del mare. Ah, ma certo, a Venezia, cioè, a Venezia usano i vaporetti quelli che vanno al lavoro pure, quindi non solo i turisti. Questa è veramente una cosa interessante, poi semmai dopo ne discutiamo con i ragazzi, come la vedono, come se la prenderebbero mai. Lorenzo, come mai le strade sono così sporche? Naturalmente lasciando da parte la maleducazione di noi cittadini. Ecco, questo mi è piaciuto, questo appunto che ha fatto. Sì, no, vabbè, certo, è chiaro che noi, dico sempre noi, perché io mi metto sempre in mezzo, non voglio farmi fuori dal contesto cittadino, dobbiamo essere più educati. Educati, su questo non c'è dubbio. Lasciato perdere questo, il discorso legato alla pulizia delle strade è sicuramente riconducibile alla gestione dei rifiuti, abbiamo visto, insomma, dei problemi ci sono. La gestione dei rifiuti significa che serve una gestione corretta e oggi non funziona molto bene perché l'idea di città è stata completamente sbagliata, c'è stato il problema Malagrotta che non funziona, mancano gli impianti per andare verso il riciclo dei rifiuti che sono una risorsa, questo lo ricordo, le grandi capitali europee, San Francisco, riciclano anche fino al 90%. Sì. Dei rifiuti, e questo è un tema molto importante che dovremmo affrontare, e per cui è chiaro che se tu hai rifiuti per strada c'è un discorso di decoro urbano. Il discorso della pulizia delle strade, bisogna riorganizzare in AMA, secondo me, il servizio di pulizia, e anche quello comunque è legato per quello che riguarda appunto il servizio scadente alla mala gestione di AMA, che in questo momento soffre, come ben sapete. Beh, sì, problemi economici enormi. E anche lì, secondo me, non abbiamo neanche finito di sapere veramente tutto di AMA, noi siamo soltanto agli inizi. Sì, però vaso di Pandora. Un impegno da parte dell'assessore Muraro in questo senso c'è, stiamo lavorando, alcune risposte le abbiamo date, le dà continuamente ogni giorno, va sui territori, cerca di bonificare, di pulire. Roma è grande, però comunque sì, là vanno fatti degli investimenti. E bisogna mettere attenzione anche, secondo me, alla gestione dei rifiuti e al discorso culturale, al cambio culturale necessario da parte dei cittadini. E quello è molto importante. Allora, le ultime tre, andiamo più veloci. Riccardo. Anche ad Ostia vediamo cantieri aperti, ma le opere previste non vengono poi realizzate. Di chi è la colpa? Ricordiamo il discorso degli appalti qua. Sì, quello degli allagamenti, più o meno. Allagamenti, sì. Gli appalti, e qui hanno fatto delle progettazioni, guarda, la chiudo brevemente con questa cosa che vi racconto. Qui era previsto un waterfront, che conoscete benissimo, sì, che prevedeva una pista da sci al centro di Ostia, un'opera rinascimentale al pontile, delle vele futuristiche barocche, alla rotonda, no. Ma una cosa, insomma, cioè ridicola, che un patchwork, una specie di art attack, mi è sembrato. Non c'era un'idea di città, non essendoci un'idea di città, spesso le opere vengono fermate perché poi non sono conformi tra loro. Dopodiché poi è chiaro che se per fare un'opera ci vogliono 20 anni, nel momento in cui stai per realizzare ti accorgi che ormai è troppo tardi e l'opera non serve più, oppure ne serve un'altra, insomma, diciamo, giustifichiamola così, mettiamola così anche questo. Ecco, quindi possiamo fare a meno della pista di sci a Ostia, a meno che i ragazzi, dico, mannaggia, già tracciata, si erano già comprati lo snowboard, presidente. Naggi, diamo sta brutta notizia. Emiliano, le sembra adeguata la presenza di un solo presidio ospedaliero per l'intera zona di Ostia e dintorni? E qui io penso che si ritorni anche un po' al famoso decreto 80 della Polverini. Sì. No, su questo guardate, proprio in questi giorni lo stiamo affrontando per il discorso del presidio sanitario all'Infernetto, stiamo cercando di sbloccarla questa cosa, perché comunque sarebbe molto utile. Siamo a buon punto con il presidente della commissione patrimonio insieme a Giuliano Di Pirlo, appunto la delegata litorale, ci stiamo muovendo per cercare di tra l'altro è stata votata una risoluzione, se no mi sembra una mozione in Regione Lazio e anche in Assemblea Capitolina, per cercare di far partire questo presidio, ma questa cosa poi va diffusa anche possibilmente con tempi abbastanza stretti anche negli altri quartieri. L'ospedale non è adeguato, questo è chiaro, ma come sapete la sanità a livello regionale noi possiamo fare poco,
per non suggerire. Ecco, ma da Ostia, se uno sta male, dove deve rivolgersi? Cioè, qual è l'ospedale più vicino? Il problema vicino? È che c'è l'ospedale Grassi. Spesso non è adeguato, perché se no hanno fatto delle facce ai ragazzi quando ha detto ospedale Grassi, no. Che siamo in radio, non gliele posso far ma le immagino. Ma le immagino, ecco, le immagino. Io credo che la Regione Lazio in questo caso debba trovare alcune soluzioni. Noi siamo disponibili a farlo insieme a loro, perché possiamo mettere sicuramente strutture a disposizione di Roma, tantissime strutture, e con la Regione Lazio ci si siede intorno a un tavolo e si comincia a pensare anche a questo. Secondo me è qualcosa di auspicabile per... Servono i soldi. A me la cosa che ha fatto paura è che con il Giubileo, ecco, che dovevano essere dirottati un bel po' di soldi sulla sanità, non si è stato fatto molto. Io parlo della mia città, che è Monterotondo. Dicevano ristruttureremo l'ospedale, inaugurato 4 mesi fa, poi hanno richiuso dopo l'inaugurazione, ma questo purtroppo è un malcostume italiano. Hanno richiuso quello che hanno inaugurato perché non era finito, però doveva essere inaugurato a tutti i costi, non capisco perché. E il potenziamento qual è stato? Chiudere un reparto di neonatologia ed aprire un reparto di psichiatria, che ovviamente a livello di costi, ragazzi, è ovviamente molto inferiore. Dopo che Zingaretti ha detto che avrebbe potenziato, e poi ognuno ha la sua idea di potenziare un qualcosa. Andiamo oltre. Ecco, l'ultima domanda di Lorenzo. Lorenzo, perché sono stati tagliati fondi a strutture comunali come gli asili? Dove vengono dirottati questi soldi? Ovviamente non si rivolge alle notizie uscite sulla stampa, che abbiamo acclarato non fossero poi così precise e giuste. Non è proprio così. In realtà penso si riferisse soprattutto a quello che è accaduto un annetto fa. Sì, non è proprio così, perché i fondi che in questo momento non sono a bilancio non sono di quella consistenza, e quelli che sono stati tagliati vengono reintegrati automaticamente da parte dello Stato su altri posti di bilancio, per cui di fatto vengono dirottati per sanare alcune problematiche strutturali di alcune scuole, per cui per il decoro delle scuole stesse. Ma la situazione diciamo asili com'è? Non dico soltanto a Ostia, ma comunque in tutto il comune di Roma, ma rimanendo a Ostia, che situazione asili avete trovato, Presidente? Allora, noi abbiamo avuto un'opportunità, lo dico nel Grazia, dopo il terremoto che è successo, insomma, nell'ultimo periodo, l'avete sentito anche voi, Roma è stata coinvolta in parte, la sindaca ha avviato in tutte le scuole una verifica, per cui dico della disgrazia, abbiamo avuto l'opportunità di verificare tutte le scuole, e non solo di vedere il discorso legato alla staticità degli edifici, ma anche le condizioni comunque che c'erano di carattere generale. Emerge un quadro difficile, perché comunque è vero che in questo momento ci sono problemi enormi nelle scuole, le risorse non sono così imponenti, per cui dobbiamo cercare abbiamo chiesto questo patto per Roma anche al governo, l'abbiamo chiesto anche in funzione di rimettere a posto le scuole. Io spero che il governo, so che Renzi ha detto che è disponibile, spero che in questa interlocuzione tra la sindaca e il governo si riescano a trovare risorse importanti per rimetterle a posto. Una parte provengono sicuramente dai fondi che abbiamo spagnato per il Giubileo, che sapete siamo riusciti a reintegrare. Adesso in bilancio ci stiamo lavorando. Servono soldi, per mettere a posto servono soldi, stiamo cercando di trovarli, stiamo tagliando alcuni sprechi. Un lavoro lo stiamo facendo anche in area metropolitana, che è l'ex provincia di Roma, dove la sindaca in questo momento è il presidente della provincia, ma è chiamata sindaca. L'area metropolitana, appunto, della provincia di Roma, e alcune scuole che sono comunque complici all'area metropolitana. Stiamo portando avanti un lavoro importante. Perfetto. Allora, mi è piaciuto intanto una cosa: non è che abbia fatto promesse il presidente Ferrara, ma ha cercato anche di spiegare per certe cose serve programmazione. Prego. Volevo aggiungere una cosa, lancio un invito ai ragazzi: se vogliono venire a trovarci in Campidoglio, noi saremo veramente ben lieti di ospitarli e fargli vedere il Campidoglio e spiegargli quello che stiamo facendo, specialmente in questa fase di bilancio. Penso che sia importante accorciare le distanze e aprire il Campidoglio ai giovani. Inviteremo naturalmente anche le forze di opposizione. Questa è una cosa che non ha colore politico,
Se loro vogliono accogliere il nostro invito, ne saremo veramente felici. Guardi, parlerò personalmente con il loro professore, mi metterò in contatto con Tiziana e penso che sia veramente una bella esperienza. Ragazzi, ci vuole un po' di tempo, un po' di programmazione, perché comunque ritappare le buche e basta vuol dire tra una settimana che stiamo di punto a capo, tanto per prendere un esempio facile facile. Grazie presidente Ferrara. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie allora al presidente Paolo Ferrara, presidente del gruppo consigliere Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina.